sneaky little bitch. Fuck that little mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. Seconda partita in casa per i Massini Canavese, quest'oggi contro i Demos Martesana. Esatto, partita importante, partita che ci vede a una prova non da poco. Siamo un po' tutti in tensione, immagino anche i Demos lo siano, ed è una partita che in qualche maniera dovrebbe decidere il nostro cammino e anche il cammino dei Demos. Comunque partita importante che sentiamo e speriamo con onore di portare avanti. Sono situazioni classiche quelle che vi sto raccontando, sono un po' scarabantiche piuttosto che no, ma il concetto è questo. Quanto incide questa partita? Questa partita incide potenzialmente il secondo posto nel nostro girone, che potrebbe diventare il primo con un buon ritorno. E incide tantissimo, tantissimo. E in dubbio non possiamo nasconderlo. È la prima volta che li incontrate? È la prima volta che incontriamo i Demos come Mastini rifondati. Sappiamo che è una squadra molto valida, ha un gioco aereo non indifferente, il loro coach Cavallini è un coach di provata esperienza, di provata capacità, e la squadra è una squadra con buonissimi elementi in campo. Sarà una bella partita da vedere, questo sì, questo sì. Spieghiamo qualcosa del football americano per quelli che non lo conoscono. Sì, va bene, allora. È uno sport di conquista, innanzitutto, uno sport che ha bisogno di una valanga di atleti, come potete vedere in campo. Noi a roster abbiamo, a roster cioè vuol dire nel nostro settore, nel nostro reparto, nella nostra società, abbiamo 55 atleti. Dall'altra parte i Demos credo che si comportino in egual maniera, oggi hanno 40 ragazzi in campo, per cui in campo in questo momento ci sono circa 90 persone. È uno sport che viene giocato 11 contro 11, è uno sport che divide l'attacco dalla difesa, per cui ci sono 11 ragazzi specialisti di attacco, 11 ragazzi specialisti di difesa, e poi ci sono le squadre speciali che sono quelle che fanno il calcio d'inizio piuttosto che alcune situazioni particolari. Come detto prima è uno sport di conquista, l'obiettivo è in 4 tentativi di raggiungere come minimo 10 yard, cioè all'incirca 10 metri mal contati, 9 metri e 47 mi sembra, 9 metri e 41, no scusate, una yard è circa 0,94, per cui 10 metri circa, se i tentativi vanno a buon fine si procede, se non arrivare a segnare, differentemente cambiano le forze in campo, l'attacco esce, entra la difesa e viceversa. Però ripeto, è uno sport assolutamente di conquista, dove lo spirito dei Mastini, che è uno spirito radicato al territorio, cerca di avere in questo modo ragione, vedremo. All eyes on us. I wanna scream and shout.
Un applauso alle pareti Cheers, grazie anche oggi di essere intervenuti. È una bella sinergia quella nata tra i Massini Canavese e i Blitz. Sì, è una bella sinergia, è un bel progetto che ci abbiamo creduto subito tutti quanti e speriamo di arrivare a questo obiettivo comune di far conoscere il football in tutto il Canavese e soprattutto a questi bellissimi giovani che si stanno avvicinando a questo bellissimo sport. Sono numerosi i giovani nei Blitz? Sì, sono numerosi. L'altro anno comunque avevamo una quarantina di ragazzini tra l'under 13 e l'under 16 e oltretutto hanno avuto dei bellissimi risultati comunque a livello italiano nelle giovanili, perché siamo praticamente arrivati in semifinale contro degli squadroni storici a livello italiano proprio, quindi siamo stracontenti. Quali sono le caratteristiche di questa collaborazione? Ma le caratteristiche di questa collaborazione è lasciare un po' da parte le nostre bandiere, che ovviamente siamo affezionati, quindi non parlare più di Mastini Blitz come due cose diverse, ma parlare proprio di Mastini Blitz come due società che hanno avuto la voglia e il coraggio di unirsi e di lasciar stare tutto il passato, importante comunque, però lavorare per un nuovo progetto dove non ci sarà la bandiera del Canavese football americano e basta, quindi non è una cosa da poco secondo me, perché vuol dire fidarsi l'uno degli altri, però d'altronde noi dobbiamo dare l'esempio ai ragazzi e dobbiamo farlo noi per primi, per creare qualcosa di bello e di grande. Non è difatti una cosa che si vede tutti i giorni, ma d'altra parte il football americano ha dei valori. Assolutamente sì, e probabilmente, almeno io parlo personalmente, ma penso anche i dirigenti comunque dei Mastini la pensino come me, se no non avrei fatto questa cosa con loro. E noi non vogliamo conoscere l'egoismo. Noi mettiamo tutto in campo per i ragazzi e per questo sport, e perché di solito ci sono state delle unioni tra altre squadre, però c'era una sorta di egoismo, lo facevano perché uno aveva bisogno dell'altro o viceversa, poi si scioglievano. Magari può capitare anche noi, io mi auguro e spero che non sia il nostro caso, che siamo abbastanza intelligenti, di andare avanti con il nostro progetto, discutere assolutamente, perché le discussioni comunque creano delle belle cose, servono, non bisogna sempre dire di sì, però queste discussioni ci portino a un obiettivo comune, che è quello che abbiamo deciso di arrivare, fare un'unione, Mastini Blitz e basta. Nei Blitz entrano i ragazzi più giovani, qual è il range d'età e come si fa ad accedervi? Certo, allora nei Blitz si può entrare all'età di 8 anni con il flag football, e poi c'è l'under 13 che invece fa già campionato italiano con shoulder e casco, e under 16 e under 19. E l'obiettivo proprio dei Mastini Blitz è far crescere queste giovanili e dare a loro un obiettivo nella squadra senior, quindi quando arriveranno ai massimi livelli non che debbano cercare altrove una squadra dove le può dare delle soddisfazioni e comunque migliorare le loro prestazioni. Diciamo che il nostro obiettivo e dare una squadra senior dove deve essere il sogno di ogni ragazzino e comunque una motivazione per impegnarsi, perché devono arrivare alla squadra senior e farne parte come titolari, e quindi le diamo, diciamo, un obiettivo, un sogno da raggiungere, che ovviamente lo faranno solo se si impegnano e faranno quello che devono. Non sarà facile, però le auguro a tutti di arrivarci a questa senior che sarà in Mastini Blitz, dove sarà qua a San Giorgio. Per chi volesse entrare? Perché chi vuole avvicinarsi a questo sport per quanto riguarda la giovanile deve contattare FT Blitz Balangero con i nostri numeri di telefono su internet, si recano al campo dove i genitori potranno parlare con dei dirigenti, le viene spiegato come funziona questo sport, come funziona il tesseramento e tutto, e il gioco è fatto, vengono a provare 2 o 3 volte, se poi appunto il ragazzo piace continueranno questa avventura favolosa. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria del borga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò,
mancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Molto bene, grazie.